Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video che esce qualche ora dopo rispetto alla programmazione tipica di questo canale, però ci tenevo a far uscire il giorno del mio compleanno. Poi da settimana prossima torneranno i video ogni martedì e venerdì alle 14. Strappa la regola appunto perché è il mio compleanno e volevo ripercorrere un po' tutta la mia vita come avevo fatto l'anno scorso con il Draw My Life, ma questa volta volevo raccontarvela attraverso libri. Quindi ho preso alcuni libri che potrebbero rappresentare al meglio la mia vita. Allora, partiamo con ovviamente il primo libro che io abbia mai letto in tutta la mia vita, Qualunque cosa per salvare un cane. C'è la recensione sul mio canale, che ho fatto tantissimi anni fa, una delle primissime recensioni sul canale, e racconta la vita di un ragazzo che trova un cane maltrattato e vuole salvarlo. È una scena toccante alla fine, e anche vedere questo cane così mal ridotto. Tra l'altro ci sono anche tantissime figure, se ne trovo una, ecco, ne ho trovate due, bellissimo. E tra l'altro vi volevo far notare come io segnavo i capitoli letti. Lo so, probabilmente qualcuno di voi potrebbe scandalizzarsi, ma non vi preoccupate perché mi scandalizzo anche. Intanto lo piegavo in questo modo, è tutto spiegazzato, non so se non si vedrà mai, però comunque facevo questo lavoro, cioè con il pennarello segnavo i capitoli letti. È scritto gigantesco, tra l'altro, vabbè. È un libro del Battello a vapore dai 9 anni. Non ricordo se io l'ho letto a 9 anni o prima. Io ricordo di averlo letto intorno ai 5-6 anni. Mia nonna mi aiutava a leggerlo, quindi sì, forse per quell'età. Poi andiamo avanti con un altro libro per bambini, La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, il primo libro di Roald Dahl che abbiamo letto e il primo libro che ho acquistato con la copertina del film. Ero già un po' più grandicella, avrò avuto, non lo so, 8-9 anni e l'avevo appunto comprato dopo aver visto il film. Anche qui ci sono le figure. Io ho amato Johnny Depp in quel film, è stato tra l'altro uno dei primi film che ho visto di Johnny Depp, quindi dovevo per forza recuperare i libri di Roald Dahl a partire dalla fabbrica di cioccolato, e ovviamente poi ce ne sono stati anche altri, naturalmente. Poi il primo libro da femmine, tra virgolette, che poi secondo me non esistono libri da femmine e libri da maschi, però diciamo il target più femminile, insomma, cioè Principessa dei Ghiacci di Thea Stilton. Io ovviamente ho scoperto Thea Stilton grazie a Geronimo Stilton, che non ho più ritrovato, non so dove siano. Probabilmente ho dato i libri di Geronimo Stilton ai miei cuginetti un po' più piccoli, che poi piccoli. Mia cugina quest'anno fa 17 anni, non ci voglio mai più credere. Però, insomma, volevo comunque mostrarvi Thea Stilton, sappiate che comunque avevo anche i libri di Geronimo Stilton, e questi me li sono voluti tenere perché sono bellissimi, cioè è una storia che veramente mi ha toccato, nonostante io sia più da libri da un po' maschili, diciamo. Tra l'altro mi piacevano un botto perché, cioè, all'interno erano bellissimi. Cioè, guardate, erano belli. Poi ci sono i segreti, cioè io volevo andare a leggere solo i segreti. Segreti di Nives, cioè bellissimo, raga, ma ve lo dico a fare. E avevo comprato anche tutti quanti gli altri, ne ho una decina di questa serie. E unica, tra l'altro, che ho letto di Thea Stilton, perché le altre mi sembravano troppo da femmine, raga, io ero così da femmine. Poi, ah, ecco qua, allora, primo libro, anzi, sì, primo libro anche della prima edizione che io abbia mai avuto delle Cronache di Narnia. Partiamo ovviamente dal Principe Caspian, che è stato appunto il primo libro che abbia mai letto di Narnia in questa edizione. E di questa edizione dovrei avere anche, sì, Il viaggio del veliero. Poi ho recuperato tutti quanti gli altri libri nel mattonazzo che avete visto sicuramente nelle mie recensioni. È talmente vecchio che non solo è un po' rovinato, ma chi se ne frega, è più bello così. Ma qui dietro c'è Chad di High School Musical, perché io avevo un diario di High School Musical, se non ricordo male, intorno in quarta elementare forse, quindi 10 anni, dove appunto c'erano anche gli stickers di High School Musical, e
io avevo attaccato Chad qui. Gli altri purtroppo c'erano tantissimi appiccicati su questo libro, però Chad è l'unico che ho voluto lasciare qui, anche perché è l'unico intatto, diciamo, tra virgolette. Quindi adoro, insomma. Poi, che cosa abbiamo? Oh, allora, ho messo adesso il primo libro fantasy che abbia mai letto in tutta la mia vita, Eragon. Anche qui i segni della lettura si vedono e sono anche molto più evidenti rispetto al Principe Caspian. È da qui che è partito veramente tutto, perché se prima mi piaceva leggere, però non era un'ossessione, adesso almeno con questo libro lo è diventata, perché io mi sono veramente ossessionata di Eragon e del fantasy, quindi da qui è davvero partito tutto. Nonostante io, appunto, ripeto, prima leggevo anche tanto e più degli altri, insomma, con Eragon è scattata proprio la scintilla. Poi vediamo cosa abbiamo. Poi un attimo che qua, non lo so. Primo distopico, Hunger Games, normalmente tipico, no? Cioè, la mia trilogia preferita in assoluto, almeno nel distopico. E vabbè, sapete che non ho apprezzato moltissimo, anzi quasi per niente, il prequel, che va letto sicuramente dopo la trilogia madre, nonostante sia un prequel. Probabilmente ci farò dei vlog su Hunger Games, vediamo un po'. Magari ci penso per quest'anno, perché è un po' che non rileggo più la trilogia di Hunger Games. Non l'avevo riletta l'anno scorso per il prequel perché non avevo tempo, però magari quest'anno una rilettura si può rifare. Tra l'altro qui ho anche un segnalibro, quando è uscito Mungingae al cinema, mi sembra parte 1, sì, parte 1. Così, magari, così ne parliamo pure un po' insieme. Poi abbiamo il primo libro autografato italiano. Eccolo qua. Si tratta del Canto degli Innocenti per Giorgio Puliscci, che io ho amato alla follia, cioè io voglio recuperare tutti gli altri libri di Puliscci, lo sto già facendo, pianissimo, però lo sto facendo, ho letto altri suoi libri. Questo è stato il primo suo libro che ho letto, è stato il primo libro autografato da un autore italiano, mentre stranieri abbiamo Glenn Cooper con il segno della croce. Primo libro di quest'autore, primo libro autografato da un autore straniero nel lontano 2016, quindi sono 5 anni che ho questo libro autografato e non me ne libererò mai. Poi ovviamente ce ne sono stati altri, soprattutto italiani. Poi, primo mattonazzo letto grazie a BookTube. Nevernight, sì, è stato anche il secondo, diciamo, autore straniero che abbia mai incontrato. Purtroppo non ho potuto trattenermi per farmi autografare questa copia. Mi dispiace molto, però voi trovate il vlog ovviamente sulle schede. Però, insomma, mi sono fidata, la prima volta che mi sono fidata di qualcuno online, tra virgolette, delle recensioni altrui. Ho fatto benissimo, in effetti, ho fatto bene perché mi è piaciuto un botto. C'è la recensione di mezz'ora, quindi insomma recuperatela, potete recuperarla. Poi il primo libro di Joël Carletto, La verità sul caso Harry Quebert. Anche questo è uno dei primi libri di cui mi sono fidata degli altri, e l'ho comprato proprio grazie a Emanuele di Neverending Stories. Però appunto, primo libro di Joël Carr, autore di cui ho letto praticamente quasi tutto. Poi, per ultimo, quindi uno degli ultimi acquisti fatti, è L'arte di correre di Murakami. Perché mi sono fidata in realtà in questo caso di Matteo Comagalli, quindi questo è l'ultimo libro che ho comprato che devo ancora leggere. Tutti quelli che vi ho mostrato li ho già letti, ma questo mi manca. Però appunto, primo libro di cui mi sono fidata di Matteo Comagalli e ultimo comprato. Vediamo un po' cosa succederà. Quindi, niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti qual è stato il primo libro che voi ricordate di aver letto e qual è l'ultimo, insomma. E niente, spero che il ritardo di questo video sia giustificabile, dai, il mio compleanno, il mio canale, già la padrona sono io. Comunque, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!